E continuiamo allora a seguire episodio per episodio questa serie davvero meritevole. Ciao amici amanti dei fumetti, ben ritrovati a questa nuova veloce video recensione, perché siamo appunto all'interno di una serie. Ho deciso di portarvi singolarmente i vari albi perché in questo caso la serie davvero è tra quelle che meritano. Ears, quindi se avete già visto il primo capitolo, è la serie di Larry, questo agente, diciamo così, dell'agenzia per le frodi finanziarie. E in questo caso quindi il secondo capitolo, come abbiamo visto, si occupa di narcotraffici. In questo caso infatti ci sarà un intrigo da dirimere per capire come mai un personaggio ricercato smuove certi determinate potenze, certi cartelli che dominano su certi mercati appunto del narcotraffico, e in che modo appunto si inserisce tutto ciò con Larry e il suo istituto. Ancora una volta quindi un bel intrigo, vedremo adesso con qualche pagina di che cosa si tratta per poi andare a commentare. Dopo 12 anni ricompare sulla scena Ryan Riggs, abile gestore di grandi flussi occulti di denaro, con capacità informatiche e bancarie fuori dal comune. Per questo Riggs è ricercato dalla DEA, Interpol e IRS. Riggs è sbarcato a Los Angeles e, guarda caso, contemporaneamente si sono succedute tante morti nei cartelli della droga. Il nostro Larry incastra qualche talpa e riesce a scoprire che tutto il subbuglio generato è dovuto al cartello dei Monterrey, che pare essere in vendita. Ma pur disponendo di milioni di dollari, Riggs non può avere tutto il denaro necessario addirittura per comprare un cartello. Deve probabilmente agire da intermediario. Ma la domanda è: per conto di chi? L'indagine di Larry lo porterà da Los Angeles fino in Messico nel tentativo di stroncare una nascente narcocrazia. Ancora quindi un ottimo mix di trame socio-politico-economiche in cui si insidia il nostro agente. Bello secondo me tutto sommato questo soggetto di questo mega accordo tra cartelli e ciò che questo può rappresentare all'interno insomma di questo scenario, tutto questo piano che c'è dietro per questa tipologia di controllo. Ed ovvio che quindi oltre all'istituto di cui si occupa Larry venga insomma a impegnarsi anche altri organi investigativi federali degli Stati Uniti, una cosa talmente grande che interessa ovviamente chi piani alti. E non è detto che certi piani alti siano anche coinvolti. Ancora una volta quindi sceneggiatura secondo me eccellente, come avrete visto anche disegni come al solito per me meravigliosi, e ancora una volta c'è questo rapporto sullo sfondo tra Larry e Gloria, quella che lui contatta insomma all'atere di tutta questa storia, che come vedremo continuerà ad alimentarsi mano a mano che queste indagini andremo a scoprire e sviscerare. L'indagine poi si sposterà questa volta un po' nel Messico, cartelli della droga, e vedremo quindi in che modo. Questi quindi mi sento di dire sono i thriller davvero intriganti, davvero ben inscenati e con una trama che si intreccia bene, altro che esempio recente che mi viene stato riproposto da Bonelli, altro che Nick Ryder. Uno potrebbe dire siamo su piani diversi, per me sì siamo su piani diversi, ma tutto a favore secondo me oggigiorno come letture di questo livello qui. Quindi ancora una volta una storia davvero buona, vi lo consiglio, è a livello se non ancora migliore anche del primissimo albo come intreccio, come tipologia di mistero. E quindi vi invito a rinteressarvi a questa serie se la trovate, per recuperarla e approfondire eventualmente se non siete ancora convinti con i prossimi numeri che vi porterò ovviamente come sempre qui sul canale. Fatemi sapere ovviamente se vi intriga, se l'avete già in qualche modo incrociata e letta qui sotto nei commenti per un confronto in merito. Anche per questa volta è tutto, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao da Viper!